Eccoci qua, Si siamo vede di che nuovo non fai collegati. televisione. Vai. Ok, no, dicevo semplicemente che per il concime sempre, io sì, appena diciamo le semine hanno raggiunto una dimensione, ripeto, alcune plantule dopo 2 mesi sono già belle formate. Io ho delle Giardintonia lì da un anno e saranno 2-3 mm di diametro, no? Quindi tutto va dimensionato, però io quando la pianta diciamo, ha una dimensione che mi fa pensare anche che abbia un discreto apparato radicale, io dopo il concime alla seme glielo do regolarmente nell'acqua di bagnatura. Perché? Perché mi ha convinto molto, e anche questo è un articolo, è una discussione sul forum avuta con. Mi dispiace perché non ricordo il nome, ma sicuramente era una persona che aveva un titolo. Non so se fosse un agronomo o qualcosa del genere, ma era una persona decisamente più preparata di me. E aveva spiegato il perché e il per come è meglio concimare sempre, naturalmente poco, piuttosto che concimare 2 volte in maniera significativa. Perché aveva spiegato appunto che la pianta si struttura con le sue radici, quindi con i suoi metodi attraverso i capillari di assorbimento dei nutrienti, per essere concimata sempre, o per essere concimata mai, non per essere concimata un mese sì o un mese no. Ora, come la raccontò lui qualche anno fa, mi convinse, certamente però non faccio così con le adulte. Per il discorso che diceva Edoardo, cioè le nostre piante crescono in regime, diciamo, di austerity. Poi io sono abbastanza appassionato della pianta sofferente, cioè della pianta non gonfia, non verde brillante. E quindi sto lottando e sto cercando di imparare sempre più a coltivare in maniera più naturale possibile. Le piante che ho, con alcuni generi è molto facile, vedi, dicevo prima i Turbini Carpus, piuttosto che il genere Lofofora, piuttosto che il genere Ariocarpus, cioè per me è facile coltivarle in maniera naturale, anche perché crescono bene in substrati tipo Marna, eccetera, che facilita questo compito. Mentre altre piante, come alcune mammillaria, che hanno ad esempio un portamento, non dico colonnare, ma che comunque hanno uno sviluppo che tendono a crescere in verticale, e alcune corifanta, anche loro, cioè, mi viene in mente, in linea di massima, insomma, diverse piante tendono, se troppo pompate, ad avere un portamento che lo vedi che non è naturale. E pensare che comunque, secondo dove compri le piante, se le compri in quei posti che sono bravissimi coltivatori, gente anche appassionata, ma che fa del commercio la prima, fonte di sussistenza e ti propongono 3 piante 5 euro, 4 piante 7 euro, cioè le vedi che sono tutte piante costruite in un anno e che quindi per farle diventare così grandi hanno ricevuto molto nutrimento. Le porti a casa e le devi tenere ferme, anzi, regrediscono. A me all'inizio è successo molte volte, soprattutto con Parodia, insomma, noto cactus che dir si voglia, piante, alcune mammillaria, piante le più comuni, le più diffuse, che le compravi di 6-7 centimetri, dopo un anno erano di 3. Perché trattate opportunamente, dopo regrediscono. Va bene, il discorso sarebbe lunghissimo perché poi ovviamente quando si entra in questi argomenti e soprattutto tra appassionati è ovvio che poi si divaga. Se, non so, se vogliamo dire qualche altra cosa sulle annaffiature, perché siccome abbiamo già abbondantemente superato un'ora, altrimenti potremmo
rinviare a un'altra discussione su un altro argomento più specifico. Rodolfo mi pare che all'inizio voleva dire qualcosa. Una curiosità, perché dato che anch'io utilizzo solo acqua piovana e la quantità che impiego diventa sempre di più, e mi sembra di aver capito da Massimo che tu hai adottato un sistema che ti permette di accumularne molta. Sì. Volevo capire cosa... Allora, praticamente io un paio, no, 3 anni fa, credo, ho installato un serbatoio che è da 3.000 litri, però mi sono pentito di averlo messo da 3.000 litri, perché se avessi potuto, cioè a saperlo, l'avrei messo molto più grande, perché 3.000 litri paradossalmente per la serra, almeno per la serra delle mie dimensioni, nel periodo estivo, adesso ancora ho una buona riserva, ma verso fine agosto io arrivo praticamente al limite. E 3.000 litri, considera che io ogni annaffiatura consumo in media 200-300 litri d'acqua alla volta, alcune volte anche di più, perché uso il metodo, come dicevamo prima, quello per immersione. Siccome ormai le piante sono diventate troppe, prima le annaffiavo una per una con un metodo simile a quello di Massimo, col beccuccio, eccetera. Ovviamente la cosa è diventata improponibile, perché sono arrivato a più di 2.000 piante senza considerare le semine, e quindi ovviamente la cosa è diventata improponibile. Adesso ho creato delle vasche, non so se ricordate, sul forum l'ho fatte vedere varie volte. Ho creato delle vasche nelle quali si immergono totalmente le piante, e poi dopo un'ora, 2 ore di immersione scarico via l'acqua in modo che vengano bagnate bene. Questo mi consente di allungare i tempi e l'intervallo di annaffiatura, perché annaffiare dall'alto la singola pianta una per volta, aspettando che scoli l'acqua, eccetera, è vero che si bagna, ma dopo 10 giorni con queste temperature la pianta già è secca, è asciutta, e sappiamo bene che sì, è vero che dobbiamo far asciugare bene la composta tra un'annaffiatura e l'altra, ma con 40 gradi nella serra, perché io queste sono le temperature che ho in questi giorni, con 40 gradi le piante in alcuni casi dopo 15 giorni senza acqua si sono afflosciate, soprattutto alcune mammillarie con i tubercoli molto lunghi, quindi mammillaria longimamma o sferica, eccetera. Dopo 10 giorni dall'annaffiatura sono tutte a terra, sostanzialmente. Quindi per immersione invece si ha il vantaggio di inzuppare molto bene la composta, e mi dà un'autonomia molto più lunga. Io riesco ad annaffiare con intervalli anche di 30 giorni in piena estate, cioè adesso l'ultima annaffiatura l'ho fatta a inizio di luglio e le piante stanno benissimo. Io la prossima la farò la prossima settimana. Ovviamente però questo metodo, come dicevamo prima, in serra è pericoloso nelle mezze stagioni, perché ovviamente ad aprile, a maggio, quando le temperature non sono ancora sufficienti, soprattutto dalle mie parti, qui fa freddo d'inverno, questo metodo è pericoloso, perché fa ancora freddo e c'è molta umidità, e quindi bisogna stare attenti e dosare con un po' di esperienza. Poi si riesce, dopo averne ammazzate qualche centinaio, si riesce a capire il giusto dosaggio. Però il serbatoio, secondo me, e per chi ha una serra è indispensabile, non solo perché le quantità d'acqua diventano importanti da utilizzare, ma anche perché si ottiene un risparmio sull'acqua potabile
che non so se dalle parti vostre è così, ma qui è vietato annaffiare le piante con l'acqua potabile, quindi teoricamente, se proprio vogliamo essere fiscali, non si potrebbe annaffiare le piante con l'acqua potabile. Beh, io me la cavo perché ho, avendo il pozzo, diciamo che di acqua piovana ne utilizzo, è difficile perché i conti non li ho mai fatti, ma riesco sì, forse in un anno a metter via i migliaio di litri che poi vanno a finire nelle piante, ma il resto lo do direttamente con l'acqua del pozzo, che ha un problema, ad esempio, che è piuttosto fredda, soprattutto d'estate, e quindi uso una doccia piuttosto sottile, fa una pioggia fina e non fortissima, non violenta, e la uso facendogli attraversare parecchia aria, quindi non vado vicinissimo alla pianta, e lo faccio la mattina. Io difficilmente bagno dopo le 6, 6 e mezzo, io mi alzo sempre molto presto, e se vado in serra alle 10, 10 e mezzo, o quelle che tengo fuori dalla serra, perché ora ne ho metà dentro e metà fuori, sono già tutte asciutte esternamente. Rimani sempre bloccato con l'immagine, Edoardo. Io? Anche per voi è bloccato? Fai anche impressione così, perché sembra che tu abbia avuto un problema digestivo. Sì, è un problema con l'immagine. Spengo la telecamera. Se è rimasto male, è andato lì. Adesso è sparito. Sì, ci rimane male. Se gli dico adesso? Così, ci resta male. Mi vedete? Ora sei tornato. Ok. Ho riavviato la telecamera. Quando rimani fermo con l'immagine, bisogna vedere l'espressione che avevi quando... Allora, la bocca aperta. Devo essere sempre sorridente, in modo che in qualsiasi momento si blocca. Devi stare così, stereotipato. Va bene, io invece, quando tu hai detto di cosa... di parlare, magari se altri usano metodi per bagnare le piante diversi... questa bella signora bionda in alto, quante piante ha? Come le bagna? Attacca al microfono. Il microfono. Cristina, microfono. Eccoci. Io uso l'acqua. Allora, le mie sono fuori, quindi se piove prendono la pioggia. E questa allora, è una bella cosa. Quindi, però non tutte. E se proprio non piove uso l'acqua del rubinetto. Io però volevo sapere voi se fate differenza tra cartacee e succulente, perché ad esempio io ho un amico che le crassule oppure altre piante, le portulacaria ad esempio, per preparare l'inverno, mi diceva dai più acqua in modo che ti arrivano belle, belle piene per l'inverno e non ti perdono le foglie. Voi avete qualche consiglio? Rispondo prima io. Dipende dalle piante. Allora, Sì, ma tipo crassule, portulacaria. Allora, se... Corvi, amici, ad esempio, che mi muore sempre. Se le cactacee le bagno, come dice Edoardo, anch'io più o meno, ogni 2-3 settimane, perché poi cambia, perché all'inizio le bagno anche tutte le settimane, quando iniziano a vegetare inizio stagione. E se piove meglio, ne faccio prendere tanta. Certamente le crassule come i sedum, diciamo le piante grasse normali, quelle a foglia, io le bagno molto di più, se no le perdo qua, da me. Però qui io ho trascurato un po' l'aspetto del microclima prima, durante, perché lì si apre un mondo, no? Coltivare a Padova è diverso che coltivare a Catania, ma se pensi che Edoardo è a Potenza ma coltiva come a Trento, diventa veramente una cosa estrema a me. Quindi ognuno deve pensare al proprio microclima. Io ho una situazione in giardino che dalle 9:30, no, 10 del mattino, se stai lì fuori in costume ti ustioni, fino alle 4:30, 5, picchia il sole in una maniera incredibile. Quindi
con quelle condizioni devo non solo proteggere un po' le piante e cercare di sottrarle che abbiano ombra di qualche cosa, ma poi io ho alcune crassule, le bagno un giorno sì, un giorno no. Tengo la composta. Ecco, mi trovo in disaccordo sul discorso di preparazione all'inverno. Perché affrontare, cioè, se la pianta ti arriva gonfia d'acqua, tanto per dirla brutta, ma che si capisce bene, al primo freddo la perdi. Cioè, le cactacee, ma anche le piante grasse, quindi tutte le succulente, affrontano l'inverno con un contenuto idrico ridotto ai minimi termini, e con quelle condizioni lì lo superano tranquillamente. Se ci arrivano gonfie, cariche d'acqua, si rischia di perderle. Come però dicevamo prima, però è ovvio che va fatta una distinzione a seconda del tipo di pianta, perché purtroppo mentre per le cactacee in linea di massima si può dare un'indicazione che vale un po' per tutte, cioè, per intenderci, le piante grasse, globose, con le spine, per capirci, sarebbero le cactacee. Mentre invece quelle ramificate con le foglie, noi le chiamiamo così succulente. In realtà è una denominazione impropria, perché tutte le piante sono succulente, tutte quelle che trattengono i liquidi sono tutte succulente. Solo che poi impropriamente viene fatta questa distinzione tra piante grasse e succulente. Ora, le succulente, diciamo, quindi per intenderci, crassula, sedum, tutte quelle che nominavamo prima, queste hanno bisogno nel periodo di vegetazione, cioè questo, di annaffiature molto più frequenti rispetto alle cactacee, perché se no vedrete sicuramente l'effetto sulle foglie che raggrinziscono. Quello è un sintomo sicuramente di una carenza idrica. Durante il periodo invernale, mentre per le cactacee noi sospendiamo totalmente le annaffiature, indipendentemente dal clima, le succulente alcune, come per esempio le crassule, hanno bisogno di un pochettino d'acqua, dipende dal clima, una volta al mese. Una volta al mese, una volta ogni 20 giorni, dipende appunto dalle condizioni climatiche delle vostre zone, perché sennò altrimenti le vedrete afflosciare. Ma questa regola, per esempio, non è valida per tutte, perché abbiamo, per esempio, delle succulente a vegetazione invernale, e quindi si ribalta la situazione, cioè abbiamo succulente che in estate non devono essere annaffiate. Che ne so, vi posso fare l'esempio della discorea, non so se ce l'avete presente, è quella palla che ha quella sorta di corazza che sembra il guscio. Scusa? Le tartarughe. Esatto, sembra il guscio di una tartaruga, non so se ce l'avete presente. Quella, per esempio, adesso è a riposo, non va assolutamente annaffiata. Inizierà a vegetare a fine agosto, inizi di settembre, poi dipende sempre dalle zone, e quindi quella va annaffiata esattamente al contrario delle cactacee, cioè quando inizia il periodo di vegetazione per loro e il riposo per le cactacee. Quindi purtroppo una regola generale non è possibile darla, è in funzione della pianta, della tipologia, della località dove ci si trova, delle temperature, tutta una serie di fattori. Ovviamente in questa sede non possiamo entrare nel dettaglio sulle singole piante, sarebbe improponibile, insomma. Però ecco, se volete approfondire, visto che si è collegato il boss, facciamo pure un po' di pubblicità. Per approfondire questi argomenti ed entrare più nel dettaglio, se voi consultate il forum, lì c'è una vastità di documentazione, di argomenti, si parla di tutto e di più, basta fare una piccola ricerca e troverete il mondo praticamente. Pochi sfruttano la funzione di ricerca del forum, che però contiene al suo interno tantissime informazioni.
Bene. Ha già lasciato la riunione. Ah, già come ha sentito che parlavamo del forum, ci ha abbandonato. Non era d'accordo con quello che stavi dicendo. Perfetto. Va bene, e se non abbiamo... Sono Giacomo, scusami, sì. Ma la pianta che c'eri prima, la tartaruga, esattamente sì. Com'è? Qual è? Non ho capito che pianta è. Adesso, un attimo... Aspetta che te la cerco, ti faccio vedere... Diversamente un attimo che è una pianta africana, un attimo che te la cerco, te la faccio vedere in diretta, se la trovo un attimo in rete. No, perché di solito si comportano così quelle che sono in habitat a diversa latitudine, per cui non vanno trattate. Sudafrica di solito Questa generalmente vedete il mio monitor, lo vedete? Ah sì, sì. Un attimo che vi apro un'immagine, se ci riesco. Ecco, non so se ce l'avete presente, se l'avete mai vista. Oppure... No, personalmente no, perché non l'ho mai trattata. Questa è una pianta bellissima. Se la acquistate piccolina la trovate anche a prezzi molto accessibili, cioè parliamo di una pianta di 7-8 centimetri, no, diciamo 5 centimetri di diametro, la potete trovare anche sotto i 10 euro, ed ha una crescita lentissima, però è una pianta spettacolare. Per chi è appassionato di questo genere, le cauduciformi si chiamano, è un altro, diciamo, sotto categoria delle succulente. Ce ne sono di tantissimi tipi, però questa è una delle più belle e delle più famose. Poi alla fine la troverete in tutti i negozi, nei vivai specializzati la trovate nelle varie mostre e nei vari incontri che facciamo annualmente di piante specializzate. Aspetta. Sì, poi ho già capito che praticamente forse rispetto, credo, a voi tutti o alla maggior parte sono quello che ha meno piante. Perché uno, non ho un posto vero per tenerle, perché abito in un condominio, quindi sono su un balcone, o meglio su due balconi, dove ho costruito delle mini in uno ho messo una mini serra fredda che ha funzionato questo inverno, per cui credo che vada abbastanza bene. Sull'altro, quello più grande, ho messo uno scaffale che non ho ancora attrezzato, anzi devo farlo al più presto, come serra fredda, perché non ho la corrente elettrica per riscaldarlo sul balcone, oppure devo attrezzarmi per portare un filo, eccetera, e comunque non riesco a prendere l'acqua piovana. Ed è una grande palla, perché per ora per fortuna sono poche e devo andare con l'annaffiatoio piccolino allagando mezza casa, perché devo passare per tutta la casa e bagnarmene dall'alto, cioè le innaffio praticamente. Però le piante stanno bene, cioè sono riuscito a trovare il modo dove stanno bene. Anzi, paradossalmente, l'anno scorso, dove ero più preoccupato, perché le avevo messe tutto al riparo sul balcone più grande, al riparo dalle probabili intemperie, perché sono andato via in ferie, però non ricevevano assolutamente luce diretta, perché c'è davanti un grosso pino del giardino del condominio, eccetera. Quando sono tornato le ho trovate in uno stato eccezionale, mai viste le piante così bene. Per cui ho capito che quello lì era un lato che alle piante gradivano. E infatti lì ho messo lo scaffale, e vedremo se ho fatto bene. Ho messo lo scaffale più grande sul balcone più grande, che tra l'altro non è ancora attrezzato per fungere da serra fredda, e lo farò
speravo di farlo prima di partire per le ferie, lo farò immediatamente dopo, mi mettendo delle pareti in qualche arbonato, e se faccio come ho fatto con quell'altro piccolino, davanti non chiudo per far circolare l'aria e metto solamente un doppio telo di TNT che posso mettere e togliere a seconda della temperatura, delle condizioni di umidità, del sole se arriva, eccetera. Con quello piccolo l'anno scorso mi sono trovato benissimo. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di piante che hai e che coltivi. Io mi sono orientato soprattutto anche su consiglio di un altro membro del gruppo e anche dell'altro gruppo, Cactipedia, e sugli Echinocereus, perché sono abbastanza semplici da coltivare, molto robusti, li puoi tenere fuori anche d'inverno. Certo, anche se con la neve. Hanno delle fioriture eccezionali, cioè, insomma, se non fai delle grosse cavolate tu, è un'ottima scelta. Delle grosse... diciamo che allora la difficoltà più grande, come al solito, e poi come siamo partiti un po' tutti, per chi non ha un giardino, è quella appunto del luogo dove tenere le piante. Per chi ha la sfortuna di abitare in città e si appassiona a questo hobby, a questa attività, purtroppo vi posso dire che sarà dura, vi troverete in difficoltà, perché le piante volere volare aumentano un po', perché si comincia a diventare, diciamo, si partecipa a questi incontri, si chiacchiera, ci si incontra alle fiere, diventa un meccanismo che poi te le fa aumentare le piante invariabilmente. Diciamo che chi ha la fortuna di abitare appunto come me in periferia, un pezzo di giardino, l'ideale è la serra. È l'aspirazione un po' di tutti. Però io conosco tantissimi amici coltivatori anche del nostro forum che coltivano sui balconi, e vi posso assicurare che con la giusta organizzazione si può fare. Il sintomo, sull'aspetto che dicevi tu, Giacomo, per quanto riguarda la posizione della pianta, il fatto che la pianta stia bene, il primo sintomo che tu devi valutare per verificare se hai scelto la corretta esposizione alla pianta è la forma della pianta. Quindi una pianta globosa, sicuramente, se comincia ad assumere una forma tra virgolette strana, quindi non so se avete idea, quella forma a pera che si vede nella maggior parte dei supermercati, quelle piante che hanno quella forma che non è naturale, si chiama... si chiama filatura, anzi tecnicamente si chiama eziolatura. Quando vedete quella forma che non è naturale, significa che l'esposizione non è corretta. Quindi significa che dovete cambiare posto. Le piante, altra regola fondamentale, non vanno tenute in casa, mai, nemmeno dietro la finestra. Perché le piante grasse riescono a resistere con le giuste condizioni, eccetera, riescono a resistere alle basse temperature. Quindi vanno tenute all'aperto, in un balcone, protette, una serra, tutto quello che volete voi, però mai in casa, e nemmeno farle svernare in casa, se possibile. Se proprio non potete farne a meno, che non avete proprio dove tenerle perché fa freddo dalle parti vostre, in un locale freddo ma luminoso, senza annaffiature. Queste sono le regole di base. È ovvio che adesso non possiamo entrare nel dettaglio, perché sennò dovremmo fare... Perché ho un gatto che ci si butta sopra. Diciamo che in questa sede adesso non possiamo fare una disquisizione sulla coltivazione in generale, perché sennò finiremmo a domani mattina. Però semmai... Dicevo, io metto solamente il riparo
dall'esterno, alcune che tipicamente sono considerate anche piante da appartamento, tipo la Caveria, e che quella fuori non la posso tenere d'inverno. E allora mi sono preso un pezzo di pianerottolo dell'appartamento. Perfetto. Non è perfetto male, così. Male non fa, va bene. Il pianerottolo. L'importante è che non sia riscaldato l'ambiente. Ma almeno stanno. La cosa importante è che l'ambiente non sia riscaldato, in modo da non diciamo stimolare la pianta alla crescita, perché il problema è proprio questo. D'inverno, tenendole in appartamento con temperature elevate, le piante sono stimolate a crescere. E poi, siccome si vedono crescere, uno tende ad annaffiarle e lì si crea il guaio. Questo è il problema. No, va bene. Allora io direi facciamo una cosa, siccome questi due video dovrebbero essere pubblicati sul forum nello stesso post dove abbiamo pubblicato la notizia appunto di questo incontro, vi prego di commentare sotto le vostre impressioni eccetera, e siccome quasi sicuramente, adesso ci raccordiamo un attimo fra di noi, ma quasi sicuramente faremo una pausa estiva, quindi i prossimi incontri, se ci dovessero essere su altri argomenti, li faremo a settembre. Quindi se avete curiosità, se avete proposte per i prossimi incontri, di che cosa volete parlare, quali argomenti volete approfondire, semmai lo scrivete lì sotto. Probabilmente dovrebbero essere pubblicati questi video che facciamo anche in un canale YouTube dedicato a cactofili, quindi anche lì nel momento in cui dovessero essere pubblicati potrete fare i vostri commenti eventualmente.